Fatto piano, è questa che è troppo grande, raga. Oggi è il dolce più comune della Pasqua, ma lo sai com'è nato l'uovo di cioccolato? E per quale motivo all'interno c'è nascosta una sorpresa? Francesi e piemontesi sono i protagonisti di questa storia. L'uovo da sempre ha assunto un significato molto importante nella cultura di tante popolazioni nel corso della storia. Infatti da sempre ha rappresentato la vita e poi anche la risurrezione nella simbologia cristiana. Fatto sta, a partire dal Medioevo in Germania si diffonde l'usanza di regalarsi a vicenda delle uova bollite in segno di benaugurio. I nobili invece si scambiavano delle uova decorate con argento ed oro. E quelle di cioccolato? La loro origine è da ricondurre a Luigi XIV, il Re Sole, un grande amante dei dolci. Fu infatti il primo nel 1700 che fece realizzare al suo cioccolataio delle uova al cacao, da regalare agli altri aristocratici. Usanza quella delle uova di cioccolato che in poco tempo iniziò a diffondersi anche nel resto d'Europa. Ok, ma i regali al loro interno? Alcune teorie scomodano l'orafo dello zar Fabergé, artefice di alcune preziose uova matrioska per la moglie. Ovviamente non erano commestibili, per quelle dobbiamo volare dalla Russia al Piemonte. A Torino, infatti, nel 1700 fu una pasticceria artigianale della città a inserire per la prima volta delle sorprese all'interno dell'uovo. Non solo, pensa che Torino è protagonista anche per quanto riguarda la produzione in serie delle uova di cioccolato. Due pasticceri locali, all'inizio del 1900, idearono un sistema di realizzazione in serie delle uova decorate e poi riempite anche con un piccolo dono. Il resto, beh, è storia che si ripete di Pasqua in Pasqua. E tu, la sapevi questa storia? E qual è la sorpresa più strana che hai trovato all'interno dell'uovo? Diccelo nei commenti.